Buongiorno a tutti amici e bentornati di nuovo nel mio canale. Questa mattina andremo in Molise e precisamente a Larino, un bellissimo borgo medievale ricco di storia e di cultura, ove io già ho realizzato un video alcuni anni fa, ma ho deciso di rifarlo con la nuova attrezzatura e con la esperienza che ho oggi. Ma non solo, oggi avrò anche la compagnia di una persona del posto che conosce la storia e la cultura del luogo che andremo a visitare. Per cui il video sarà sicuramente molto molto interessante. Invito tutti a vedere questo video fino alla fine, ma non solo, invito tutti coloro che ancora non sono iscritti al mio canale ad iscriversi nel più breve tempo possibile, sia per non perdere tutte le pubblicazioni che io faccio ogni settimana e sia per supportarmi nel mio progetto che, come tanti sanno, è quello di far conoscere il nostro bellissimo territorio. Ricordo che all'interno del canale ho creato una playlist dove ho suddiviso i video per regioni. Anche in questa occasione ringrazio tutti coloro che continuano a seguirmi, i nuovi, i vecchi iscritti. Grazie, grazie, grazie e vi saluto col mio solito ciao, ciao, ciao. A tutti gli amici il mio buongiorno. Così come vi ho preannunciato prima mentre mi trovavo a bordo della moto, io e i miei amici siamo giunti a Larino, provincia di Campobasso. Io inizio subito nel presentarvi l'amico Lorenzo che oggi ci farà da, tra virgolette, cicerone, nel senso che ci farà vedere tutte le bellezze del suo paese e ci spiegherà tutte le cose che andremo a vedere. E quindi anche questa volta siamo stati fortunati perché abbiamo una persona che darà sicuramente un valore aggiunto a questo bellissimo video. Lorenzo, io ti ringrazio. Grazie a voi per essere arrivati qui. Benvenuto nel mio canale e iniziamo subito il tour all'interno di questa bellissima Villa Zappone. Villa Zappone, sì. Beh, questa è una villa voluta da Filomeno Zappone, che è stato un personaggio particolarmente importante. Lui era avvocato, un avvocato di un paesino qui vicino, originario di lì, di Montorio nei Frentani. È stato sindaco di Larino, è stato presidente di quella che allora era la regione Molise, ed era un personaggio, diciamolo, anche abbastanza megalomane. Qui attorno, dove alla fine dell'Ottocento non c'era ancora nulla se non aperta campagna e ruderi dell'antica Larinum, ecco, lui volle costruire la sua villa e il suo giardino proprio vicino ai resti dell'anfiteatro, che vedremo immediatamente alle spalle di questa villa. Perciò amici, non andate via, non cambiate canale, perché adesso, dopo aver visto questa bellissima villa, andremo a vedere l'anfiteatro spettacolare, ricco di storia e di cultura. Andiamo. Andiamo. Una domanda ti volevo fare, ma quindi questa villa è privata o pubblica? Questa villa è nata ovviamente privata, poi negli anni 70 è stata donata proprio dai Zappone allo Stato.
Ora è demanio statale, appartiene al Ministero della Cultura, è un bene culturale, quindi ministeriale a tutti gli effetti, gestito dalla soprintendenza. Benissimo, grazie, Molise. Grazie mille. Andiamo alla scoperta di questa bellissima villa. Adesso, amici, oltre a chiedere a Lorenzo alcune informazioni relativamente a ciò che stiamo vedendo, io gli chiedo anche qual è il suo ruolo nell'ambito del comune di Larino. Beh sì, io sono addetto, diciamo così, tra i dipendenti dell'ufficio cultura e turismo del comune. E insomma, ci occupiamo anche tra le tante cose di valorizzazione, appunto, di promozione turistica, poi di quello che abbiamo. Amici, ma non potevo capitare meglio. ho una guida veramente speciale oggi e sicuramente questo influirà sul video, che sarà sicuramente uno dei più belli da me realizzati. Beh, me lo auguro, insomma. E poi sei anche presidente? Sì, ci tengo, di un'associazione trentennale, che è il gruppo animatori Centro Storico Larino, e ci occupiamo appunto di tutela, di promozione, di visite guidate anche, e di eventi, insomma, realizzazione di eventi. Siamo proprio in mano a una persona competente, è quello che ci vorrebbe per me in ogni video che vado a realizzare. Andiamo, Lorenzo, andiamo. Vediamo che cosa ci fa vedere adesso Lorenzo. Subito alle spalle di Villa Zappone, dell'edificio della villa, un edificio Liberty, anch'esso insomma di pregio, di grande pregio artistico, sono stati ritrovati non molto diciamo remoti scavi archeologici dei resti della Larino romana, e in particolare del complesso termale del secondo secolo d.C. della Larino romana, che sorgeva proprio vicino sempre all'anfiteatro. Quindi questi resti che sono stati trovati appartengono al territorio, al terreno di questa villa. Esattamente, sì. Sono stati ritrovati ovviamente in scavi archeologici negli anni Ottanta, soprattutto. Quindi non è un solo. Pavimento? Questo è un pavimento musivo, un mosaico con decorazioni, con pesci e mostri marini, metà pesce, metà toro, leonessa, cavallo, eccetera. E che cos'era? Era il pavimento di una vasca termale, per l'appunto. Qui avevamo un grande complesso termale che sorgeva, che ora è tuttora in realtà, sotto il pavimento del giardino della villa, e di cui ovviamente gli archeologi hanno fatto riemergere alcune parti. Questa, per esempio, era una grande vasca. Ne vedremo pezzi di altre vasche lì, sempre con queste figure marine. E poi andremo a vedere il calidarium, cioè le vasche di acqua calda delle terme della Larino romana. Bene, ok. Qui c'erano le vasche del calidarium, questi cerchi in ceramica andavano a creare delle colonnine che reggevano le vasche che sono andate perdute. Si creava questo intercapedine, passava l'aria calda e l'acqua si riscaldava. Perché l'acqua calda da dove veniva fuori? Veniva fuori semplicemente dal fatto che c'era un focolare continuamente alimentato, l'aria passava attraverso dei tubi, scorreva in un intercapedine, ripeto, sotto le vasche, tra questo pavimento qui e la vasca,
e l'acqua si riscaldava. Tutto questo a che epoca risale? Secondo secolo dopo Cristo. Cioè, ci stavano avanti già allora. Eh sì. Ecco, questo era uno degli accessi principali all'anfiteatro. Il nostro anfiteatro è stato commissionato e costruito tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo d.C. Noi ora entriamo attraverso questo ingresso all'interno dell'ambulacro, che era il corridoio circolare. Come nei moderni stadi, arriveremo a delle porte da cui si accedeva agli spalti, sì. Per capirci. Ho capito, perfetto. Andiamo. Vedete, andiamo. È veramente bello, guarda, è emozionante passeggiare tra questi reperti archeologici, è veramente emozionante. Beh sì, poi con questo odore di mentuccia. Sì. E quindi io volevo invitare tutti coloro che stanno vedendo questo video a venire a visitare l'Arino, questo bellissimo anfiteatro, perché il video sì, vi porta a conoscenza di ciò che c'è da vedere, però dovete venire sul posto per poter sentire questi odori di mentuccia, questi profumi, perché poi stando sul posto è diverso. Stando qui si respira un'atmosfera antica. Beh sì. L'archeologia va vissuta. Eh sì. Ecco, e questi erano i vomitori, le porte d'accesso, ripeto, alla cava, agli spalti dell'anfiteatro. Questo anfiteatro poteva ospitare più di 10.000 spettatori. Questo significa che l'Arino al tempo dei Romani era una realtà veramente, veramente importante. E cosa avveniva all'interno di questa arena? C'erano giochi gladiatori, ovviamente, e anche venaziones. Le venaziones erano le lotte dei gladiatori contro le belve feroci, soprattutto leoni. Questa su cui siamo, tra l'altro, è la fossa dei leoni. Sprofonda di 5 metri e c'era un sistema di carrucole per far arrivare quasi come un colpo di scena, appunto, i leoni all'interno di questa arena.
Questo luogo, oltre ad essere un luogo di storia, dicevo, è anche un luogo che ha molto a che fare con la nostra tradizione, proprio perché qui, secondo la leggenda, la tradizione orale che si tramanda a Larino, è avvenuto almeno la prima parte del martirio di tre fratelli larinati, Primiano, Firmiano e Casto, che sono i santi martiri larinesi. Furono condotti qui all'interno, gli furono scagliati contro i leoni rifiutarono di aggredirli. E poi furono martirizzati, decapitati qui vicino, poco lontano da qui. Sono da allora i santi martiri larinesi, insomma, i nostri Questo compatroni. Al episodio risale al... Che 303 d.C., ovviamente. storia, ragazzi. Bello, grazie, grazie E mille. no, niente. Adesso dove ci hai portati? Ci siamo spostati di 1,5 km circa, ci troviamo nel centro storico medievale di Larino, Sì. quella che è stata Larino fino poi in fondo ai giorni d'oggi, fino a quando è stata costruita la parte nuova della città. Ci troviamo nella fattispecie sotto il monumento ai caduti e davanti all'ingresso del Palazzo Ducale. Era l'antico castello di Larino e ora dall'Ottocento è sede del municipio, del comune. Ah, già dall'Ottocento è sede del Sì, dalla municipio. metà È un dell'Ottocento. bellissimo palazzo. Beh, sì, siamo Sì. molto fortunati. E Sì. ora lo esploreremo. Perfetto. Ah, quindi andremo anche Eh all'interno. Ah, certo. beh, amici, oggi siamo particolarmente fortunati. Abbiamo le porte aperte sull'intera città. Perciò venite con noi, seguiteci e non cambiate canale.